thank you Buonasera, in apertura di questa diciassettesima puntata di Mondo Galoppo permettetemi di farvi gli auguri di buon onomastico, oggi è la festa di ogni santi è un po' come se fosse l'onomastico di tutti noi permettetemi anche di salutare il principe di Mondo Galoppo Gianmarco Zanzi stasera non è qui con noi perché oggi ha seguito una interessante riunione di corse all'ippodromo Capannelle dove domenica andrà in scena in Roma a Champions Day in cui spicca il premio Roma era un gruppo 1 anni fa. Si correva sui 2800 metri e eh, io amavo di più questa connotazione. Oggi si corre sui 2000 metri. Eh, la connotazione sui 2800 metri era eh, per me eh, un po' più affascinante perché amo i fondisti. Era una prova di rilievo per i fondisti vinta nel 1911 da Dedalo, poi anche da grandi cavalli come Ortello Tisso. Eh, domenica ci saranno anche altre corse di rilievo come il premio Lidia Tesia eh, riservato alle femmine. Ci sarà anche il premio Livermore, Altre corse avremo modo di approfondirle questa sera, ma permettetemi di eh, salutare nel modo consueto la principessa di Mondo Galoppo, Virginia Tavazzani. Buonasera Virginia. Buonasera. Buonasera Virginia, eh, pregherei il nostro regista che lavora anche oggi, che è la festa di ogni Santi. Eh, anzi, come si chiama? Non mi, non mi ricordo come si chiama il nostro regista, no scherzo, Stefano Rossi. Stefano Rossi, di non mettere il consueto il mio consueto sotto pancia, ma di usarne un altro perché questa sera reclamo un titolo nobiliare, il titolo di conte, Conte Loris Ipanoff che vuole dedicare questa sera alla bella principessa di mondo galoppo Virginia Tavazzani, anzi, la chiamerei Fedora Roma, Romanzoff eh, qualche verso a Mortivieta, a Mortivieta di non amar eh, la tua lieve che mi respinge, cerca la stretta della mia mano, la tua pupilla esprime t'amo, se il labbro dice non tamerò. Eh, non solo i melomani, penso che avranno riconosciuto questa, questa celebre, questi celebri versi, versi tratti da, eh, dalla, da, dalla Fedora, opera di Umberto Giordano, ricordiamo eh, il libretto, ma ricordiamo eh, chi ha scritto Fedora, un romanziere, Victorien Sardou. Romanziere francese, nato e morto a Parigi, Sardou è autore anche di un altro dramma, La Tosca, mi sembra che sia stata scritta nel 1887, da questo dramma è stata poi tratta Tosca di Giacomo Puccini che inaugurerà la stagione della Scala il 7 di, eh, dicembre prossimo con la regia di Davide Livermore. Davide Livermore, dovete sapere, la nonna di Davide Livermore? La, di Davide, la nonna di Davide Livermore si chiamava Fedora e aveva sposato un Fantino. È vero Davide Livermore? Buonasera, è vero. Buonasera, mi scusi, prima ho sbagliato il nome, ho detto Livermore, scusate, Livermore? More. Esatto, lei ha origini inglesi, mm -hmm. radici inglesi. Eh, New nonno... market Suffolk, ah. Il Newmarket, Suffolk, proprio il posto in cui nascono i Fantini, in cui nasce tutto. E suo nonno come si chiamava? Si chiamava Roberto, eh, Livermore, eh, figlio di Palmiro. Eh, sono stati due grandi fantini, in particolare Palmiro all'inizio del secolo era fantino della Ser Roland, eh, molto bravo anche in ostacoli, vinse una corsa di siepi di Baden Baden, eh, una gran corsa di siepi di Baden Baden, Roberto, seconda monta invece il figlio, seconda monta della Razza del Soldo, la prima monta era, era Caprioli. Abbiamo ricordato nelle precedenti puntate Paolo Caprioli e oggi abbiamo avuto modo anche di parlare eh, di, del nonno e del bisnonno. Di... Nonno e bisnonno, sì. Eh, non bisnonno, mm, il, nonno, il bisnonno veniva chiamato Pigeon, cioè, quindi, ah. che poi, quindi piccione sarebbe, a Barbaricina. E no, questa colonia inglese che si spostò dal, dall'Inghilterra, in particolare da, dal Suffolk, da Newmarket. Di Newmarket, non proprio di Newmarket centro, ma a due miglia da Newmarket c'è il sobborgo di Exning, uh, lì è nata la mia famiglia. Eh, mi ha molto colpito la prima volta che sono stato a Exning perché, nella palina eh, che reggeva il nome del, eh, del paese, eh, i, due, mh, no, i due mantegni non erano due pali, ma erano due, mh, due statue di Fantini che tenevano, che tenevano il cartello Exning-Suffolk. E sì, proprio mi veniva in mezzo. Ma è, è lì che nascono, nascono i fantini. Tra l'altro, almeno in Inghilterra è un posto riconosciuto anche per questo. E la mia famiglia è una famiglia di fantini. Eh, senta, prima l'avrò sicuramente, eh, sicuramente fatta inorridire citando Mortivieta. Ma no, ci mancherebbe. un'opera meravigliosa la Fedora. La metterò in scena tra l'altro a, a San Pietroburgo fra due anni e mezzo, eh, però. La citazione di Sardù è coltissima, le fa onore e, e il fatto che, che, che Sardù abbia scritto La Tosca, con, che è un, è un dramma assolutamente straordinario, anche, come, a, cui, a cui dobbiamo anche solo il fatto di aver potuto creare e, e elicitare in Giacomo Puccini la voglia di, 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 di scrivere eh, quest'opera, perché quest'opera è semplicemente perfetta, sublime, eh, di un livello straordinario di narrazione totale. Beh, siamo curiosissimi di vedere il suo allestimento per la Tosca il 7, il giorno di Sant'Ambrogio. Eh, fra l'altro manca appunto un mese e una settimana, quindi la seguiremo non, alla Scala. Non me lo deve ricordare <ride> perché. <ride> Lei prova tutti i giorni alla Scala, è un po' sotto pressione in questo periodo, immagino. Eh. Eh, ma questa puntata di Mondo Galoppo ha un valore esclusivo. Perché ha un valore esclusivo? Perché parleremo un po' del ritorno eh, nell'ipica di Davide Livermore. Eh, prima però vorrei eh, insomma. Permettetemi un, uh, un ricordo personale per una volta. Io sono molto emozionato perché ho in studio questa sera Davide Livermore. Perché eh, nel 1992 eh, io portavo in giro il mio teatro sospeso su tutti i sagrati delle chiese romaniche della Lombardia. Sappiamo che in Lombardia ci sono tante chiese romaniche. Col teatro sospeso andavo in giro nei sagrati, leggevo Dante, i grandi poeti medievali, ma il 1992 è stato anche l'anno della mia maturità, facevo, frequentavo l'ultimo anno del liceo classico e volevo davvero mettere in scena la Elena di Oripide, tragedia di Oripide, e però nessuno si filava a questo testo bellissimo, io mi ero innamorato della Elena di Oripide leggendo l'incipit, che secondo me è davvero molto... Eh, non avrei un aggettivo per definirlo. E, Ovviamente ero un ragazzino, e quindi eh, avevo delle idee un po' balzane un po' sul teatro. Però oggi ho la possibilità di avere il regista che, dopo tanti anni, ha riportato in scena Elena di Euripide. Elene, scrive Euripide, eh, partirei proprio da qui: è stato l'evento teatrale dell'anno. A Siracusa, eh. A Siracusa in, quella, in quel teatro che vide più di 2400 anni fa. Eh, proprio quel, la messa in scena dell'Elena dell stessa eh, ma sono felicissimo lavorare a Siracusa sono stato, è stata un'esperienza meravigliosa a vari livelli, umano, artistico eh, primo perché, perché i siracusani hanno un amore clamoroso per, per il teatro, per il festival ed è una cosa meravigliosa vedere quello che succede sempre con la cultura in luoghi che riescono a valorizzarla Siracusa è uno di questi, me ne viene in mente un altro, eh, Pesaro per esempio, il Rossini Opera Festival è un, eh, un festival straordinario a Pesaro che porta un indotto anche economico importantissimo nella città, mm, è l'ennesimo momento in cui si, sburgia, si sbugiardano queste cose vergognose che sono state dette agli, a metà degli anni 90, in cui abbiamo sentito ministri ministri dell'economia a tagliare eh, clamorosamente sulla cultura dicendo che con la cultura non si mangia, e, e invece ci sono fior di eh, studi universitari che dicono che un euro investito eh, dallo Stato in un territorio eh, sulla cultura ritorna, come nel, nel caso di Pesaro, di Rossino Opera Festival o di Siracusa, ritorna eh, sette volte sul territorio questo è clamoroso, quindi lavorare lì è stato meraviglioso. Quel teatro è un luogo di militanza umana, è un luogo dove si celebra l'umanità, l'essere umano con tutta la sua capacità di creare arte, comunicazione, emozione, bellezza. Beh, la ringrazio anche per queste parole che io applaudirei, ma eh, vorrei ritornare un attimo all'incipit della Elena di Euripide. Io prima non ho trovato un aggettivo per definirlo, eh, vorrei che il maestro che l'ha messa in scena e l'ha studiata tanto cioè, ne parlasse con i, ai nostri tre spettatori. No, Elena di Euripide eh, inizia con un coup de teatro. Inizia con un colpo clamoroso, sta dicendo: ah, Vi ricordate quella che ha fatto tutto quel grandissimo casino, l'evento bellico più sconvolgente della storia, del, della storia antica? Um, quindi Elena di Troia, ve la ricordate? No, io sono Elena di Troia, ma non ero io, perché quella che è andata laggiù. Era un fantasma un fatto di cielo, è come se cominciasse un film dove ti vedi uno un vecchietto orrendo con i baffetti sotto il naso che assomiglia in maniera orrendamente che è orrendamente simile ad Adolf Hitler, e, e, e comincia dicendo: Avete presente quello che ha invaso eh, la Polonia nel 1940 e che ha fatto quella roba orrenda con gli ebrei? Eh, no, non ero io, era un fantasma che mi somigliava e fu, io sono stato in Argentina nella Pampa invece ad abbracciare i cani lupo ecco è un po' un colpo di, 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 di teatro di questo tipo ma la cosa straordinaria è che questo testo al di là della baggianata che ho detto su quell'orrendo uomo eh, tedesco eh, sdogana delle cose meravigliose di noi sdogana il fatto che a volte è molto bello sdogana, sdogana mi viene da dire in maniera molto televisiva, sdogana la supercazzola, sdogana il fatto che molte volte abbiamo voglia di raccontarci la vita un po' come mm, abbiamo voglia di ricordarci, di, di inventarci una vita che non abbiamo avuto ed è bellissimo poter pensare di poterlo fare qualche volta perché è una presa di coscienza ancora più forte di quella che è la realtà. A volte abbiamo bisogno di raccontarci delle palle, delle frottole, delle altre verità per guardare dal distante la nostra vera vita e poi, e poi riprendercela con eh, tutto il suo dolore maestro Livermore mi ha fatto venire la pelle d'occa adesso, ma io terza liceo, ultimo anno del liceo classico mi ero innamorato di questo testo e all'epoca c'era un referendum con i ragazzi della mia classe, i miei compagni di classe per decidere la tragedia da portare alla maturità perché era uscito l'esame di Greco-Ral e io avevo, caldeggiavo questa Elena di Oripide ma i miei compagni hanno voluto portare l'edipo Colono saluto i miei compagni <ride> Ehm <ride> Al verso 449 di questo testo c'è eh, una frase molto bella, eh? nauagos, eco, eh, xenos, eh, asuleton, genos, no? Sono naufrago, sono naufrago, straniero e eh, inviolabile, lo dice Menelao, che non è più... Il grande Menelao potente re di Sparta, ma è uno straccione alla fine, che bussa, un profugo che bussa a una porta, c'è cioè una vecchia serva. E dice no, qui non c'è posto per te. E allora eh, Menelao invoca questa ospitalità, no? questo diritto di ospitalità. L'ospite era sacro. Eh, io vent'anni fa al liceo avevo imparato che la filoxenia era un valore della Grecia classica su cui si è fondato l'Occidente. Yes. Oggi, eh, oggi, dico oggi, in quest'estate, insomma, eh, la sua Elena era d'attualità anche per questo. I porti erano chiusi in Italia. Eh sì, infatti io ho aggiunto questa micro cosa, o meglio, o, eh, nella traduzione, tra l'altro meravigliosa del professor Lapini, abbiamo fatto questa micro forzatura, per cui nel momento in cui Menelao invocava il diritto sacro dell'ospitalità di un naufrago, eh, la vecchia lo guardava e diceva qui da noi i porti sono chiusi. Veniva fuori un grande applauso di solidarietà e di contrasto potente con quello che evidentemente è stato uno dei, dei momenti più bassi della Repubblica Italiana. Una volta, negli anni... Negli anni noi, io mi ricordo da bambino c'era stata questa cosa meravigliosa eh, quando durante la, la, nel finire della, della guerra del Vietnam a un certo punto si è scatenato una, una guerra civile eh, molto, molto cruenta e, e c'erano dei naufraghi e c'erano tante persone che venivano abbandonate nel mare. Noi come eh, Stato italiano abbiamo mandato delle navi militari a raccogliere dall'altra parte del mondo dei naufraghi, perché i naufraghi sono sacri, perché non esistono persone di serie A o di serie B, esistono esseri umani. Eh, parliamo un attimo della Tosca per favore, perché io ho in mente una bellissima frase di Montale in Trattoria, c'è cioè un bellissimo filmato della Rai, lo trovate nelle tecche della Rai, lo trovate anche su Youtube, Montale parla con degli amici in Trattoria e dice che eh, sarebbe voluto diventare un grande cantante e dice che... Il mio sogno era un baritono, Il mio sogno era di interpretare il Barone Scarpia. E dice quasi tutti i registi sbagliano a mettere in scena il Barone Scarpia perché lo fanno diventare una persona ruzza. Invece, Scarpia ha una signorilità che viene spesso sottovalutata. È d'accordo? E come metterà, in... Uh, che carattere darà a, a il suo scarpia: A scarpia è un uomo potentissimo, elegantissimo, abituato a stare con la super upper class della fine del XVIII secolo romano evidentemente, quindi siamo nella nobiltà nera, è un uomo che se fatto diventare rozzo eh, non, beh, perde completamente il valore e, e, e la scrittura pucciniana, Puccini, Puccini fa di lui un uomo eh, che ama molto più il potere e la gestione del potere, anzi ama solo quello, ha l'ossessione di quello. E lo fa evidentemente da nobile, lo fa da, da, da persona eh, profondamente anaffettiva, lo fa da persona che ama, ama mh, probabilmente sentirsi Dio in terra, il Papa e tutta la curia romana in un uomo solo, ma tutto questo vuol dire che allo stesso tempo rientra in certi parametri comportamentali di chi eh, sa, gestire, sa gestire il potere ad altissimo livello, quindi non potrà mai essere. Rozzo a livello di, 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 nei comportamenti, ma invece utilizzerà grandissima eleganza, perché? Perché è molto più facile rifiutare un uomo rozzo, e invece una donna come Tosca rifiuta un uomo elegantissimo, rifiuta un uomo che eh, probabilmente è anche un bellissimo uomo, quindi cose che in qualche modo, eh, tutto sommato, spesso in altri momenti storici. Non è così tanto facile eh, mh, mh, rifiutare, invece lui lo, lei lo rifiuta perché, perché sì, è, è, è vero, è un artista, è una donna appassionata, è una donna innamorata ed è una donna fedele e questo per lei è un valore. Fedele al suo Mario Cavaradossi, ma eh, appunto abbiamo ricevuto già una lezione, una Lezio da eh, Maestro Davide Livermore eh, sulla Tosca, sulla Elena di Euripide, ma adesso so che tu hai delle curiosità da rivolgere al Maestro, cioè la giubba della sua scuderia, in esclusiva, presentata per noi qui a Mondo Galoppo. Le faccio i complimenti per i colori, ma c'è anche una, una bellissima testa di, di cavallo. Ecco se, se puoi illustrarci. Sì, eh, il premio Livermore che verrà consegnato domenica, è una scultura fatta da un magnifico eh, scultore milanese, eh, il maestro Picco, eh, che è il padre di Cristiana Picco che è la eh, scenografa. Che compone questo trio di scenografi che si chiamano Geoforma con cui io mh, ho, ho collaborato e collaboro da molto tempo, da molti anni. Ho inaugurato la scala l'anno scorso, la reinaugurerò quest'anno sempre con loro. Sono artisti magnifici e Cristiano, nello specifico, mi ha voluto omaggiare di, di, di questa testa ehm, scolpita da suo papà e, e che io consegnerò al vincitore del premio Livermore. Premio Livermore di cui sono molto orgoglioso perché. E il mio, chiamiamolo così, funerale laico è il momento in cui faccio una grande festa per i, i miei amatissimi cari. E nella Notte di Ogni Santo, insomma, ci sta, ci sta perfettamente, sono i miei santi, sono le persone a cui io devo profondamente un, sento, sento di avere un profondissimo debito di gratitudine per, per, per quello che mi ritrovo nella vita, non solo per la vita, ma proprio per le cose che ho potuto vivere con loro. Ho vissuto un'infanzia meravigliosa tra impegno sociale torinese eh, piuttosto che invece lipica, l'ipica milanese romana. Quindi ho vissuto delle cose bellissime, eh, persone di grande, di, grande, di grande umanità. Ecco, una mia maniera per ringraziarli e abbracciarli ogni, ogni anno e poter stare insieme alla mia famiglia. E poi sono i colori. Eh, i, colori bah, insomma, I colori sono... Si riferiscono, c'è un, un fantasma formale dietro questa giubba e eh, sono i colori della regina Elisabetta. Io sono, la regina Elisabetta ha, non ha le maniche granate, ha le maniche rosse, ha il viola e non ha la V oro, maglia e la mari oro. Quindi in qualche modo c'è un riferimento, il, il berretto è sempre nero come, come i colori di sua maestà ma come il berretto di sua maestà però poi ci sono alcune particolarità ci sono queste, queste cifre che sono le, le doppie, la doppia f esattamente come mia nonna fedora eh, che, che lei è stato così carino da poter citare la nonna fedora eh, nel suo arredo una volta le donne eh, cucivano l'arredo per il, il, il corredo per il matrimonio eh, ebbene eh, lei firmava con queste cifre e siccome di mestiere faceva anche le giubbe per tutta l'ippica italiana. In casa ho questa ehm, giubba della Dormello-Giata che lei fece per, per Andreucci, eh, che vinse, con cui vinse ehm, quella giubba che Andreucci mise per vincere con Mansfield 2, presidente della Repubblica. Quindi Se non ricordo male era il 76-77, io ero bambino. Eh, però ho voluto metterle qui per... per per ringraziarla, per ringraziarla di un fracco di cose, anche solo del, del fatto che andare in via Ippodromo 67 quando lei viveva lì perché mio nonno era capo scuderia della CFD, ehm, voleva dire per me sentirmi una telefonata il mercoledì o il giovedì sera e eh, eh, sentirmi una, una voce così amata che mi chiedeva Nini, che cosa ti faccio? Che cosa vuoi mangiare eh, sabato sera o venerdì sera? Eh, ti garba questo, ti garba quell'altro, si sta parlando di, di una donna pisana, di barbaricina, eh, perché quindi eh, nel, nel mio sangue, nei miei quarti c'è barbaricina che è in qualche modo è stata la capitale dell'ipica italiana, almeno del, dell'allevamento e, del, eh, e, e poi barbaricina Pisa e poi New Market. E poi dietro invece c'è quest'ape e quest'ape è un ricordo del mio babbo, eh, è il simbolo del mio babbo. Per il resto, Come si chiamava suo papà? Lando. Lando, Lando, sì. Eh. E poi, e poi le mani che sono granata perché, perché Forza Toro, Bacica Lupo, Ballarimba Grezzarica, Monti Castigliano, Mentilo, Gabetto, Mazzola, Ossola, Juve, Merda, Amen, questo per la vita. E il viola perché è la Fiorentina, non me ne vogliate, insomma, so che spero di far arrabbiare qualcuno. Ecco, il teatro, esatto. il viola porta un po' sfortuna in realtà? Porta sfortuna, portava sfortuna e c'è un motivo. Perché noi teatranti eh, non potevamo aprire i teatri durante il periodo di, di quaresima e il colore della quaresima, dei paramenti della quaresima era il viola. Ma oggi come oggi si può fare teatro anche durante la quaresima. Poi il mio colore preferito, era, il mio babbo era della, della Fiorentina. Mi sembra che il quadro è completo. A te, Virginia. Qualche giorno fa è uscita la notizia del Teatro Nazionale di Genova sì. come direttore. Raccontaci. È, è, è stata una cosa molto bella. A Genova c'è stata una manifestazione di interessi, cioè un, un concorso. Il Consiglio dell'Amministrazione ha pensato che le persone che in qualche modo hanno fatto domanda per questo concorso non risultavano nella linea, nel desiderata del, del Consiglio d'Amministrazione, che in qualche modo aveva un, un bisogno di persone che non facessero parte di una sorta di establishment. Mm, ho ricevuto pochi giorni prima della mia anonimina una telefonata, c'è stato poi un incontro a Milano con un paio di membri del Consiglio d'amministrazione e quello che mi hanno prospettato è stato di gestire un teatro che è una vera eccellenza italiana. Eh, il Teatro di Genova è il secondo teatro d'Italia nella prosa eh, dopo il piccolo. Ed è però il teatro che ha la prima scuola d'Italia. I più grandi attori italiani vengono fuori da quella scuola lì. Eh, io credo che un teatro abbia la forza straordinaria, il teatro pubblico ha una forza e una responsabilità. La forza è quella di poter realmente cambiare la qualità della vita delle persone. Io l'ho potuto verificare sulla mia vita: eh, come ragazzo, come fruitore di, eh, di, di, di teatro, fatto in una certa maniera, come dire, come utente di una politica culturale straordinaria che il, la città di Torino ha fatto negli anni 70. Ehm, e poi mi sono ritrovato a gestire un teatro che inizialmente il Teatro Baretti di Torino, in un quartiere terribile all'epoca, molto molto difficile. Era un quartiere che viveva, il quartiere di San Salvario, che viveva tra spacciatori e ronde verdi, che picchiavano i spacciatori, gli spacciatori e le ronde verdi. Una situazione di intolleranza e di, di, di grande eh, problema. Eh, sociale, di, di, di ordine pubblico, unito a un'intolleranza orrenda di destra che non, non ha portato assolutamente a incontrare niente e nessuno. Di destra sto parlando di quella destra, non della destra in generale, perché la destra in generale può anche fare delle cose magnifiche, evidentemente, ma una, un, uno sfascismo che in qualche modo nega tutta una serie di possibilità di dialogo, di incontro, di, di possibilità di, di, di creare valore nella società, questo è, non è, non è, non, evidentemente non è, non è quello che io ho anche immaginato di, di, sempre della destra, non è, non è la destra, è fascismo, è una cosa diversa ed è fuori legge. Eh, Beh, finisco io, finisco sì, semplicemente sì. dicendo che questo quartiere è un quartiere che è, è rinato, è risorto, è stato un, un avere 25.000 persone che vanno in un posto dove prima non ci, venivano, non ci veniva nessuno, ha portato a fare che cosa? Ha portato a un'apertura straordinaria. Si aprono in quel luogo ora con la cultura e con quel piccolo teatrino. Eh, ristoranti, eh, anche solo i, i, gli appartamenti hanno, hanno raddoppiato il valore. E poi, e poi le persone si incontrano, e poi le persone parlano, e poi le persone si confrontano con dei temi così importanti. Questo l'ho visto anche a Valencia quando mi hanno nominato sovrintendente e direttore artistico, si fanno cose importanti e il progetto che mi hanno proposto è, interessante. è, è molto interessante. Grazie, io sono emozionato. C'è stato poco spazio oggi anche per le tue lettere. C'è la posta del cuore di Virginia. Settimana prossima recupereremo redazione Chiocciola alla Mondo Galoppo per fare le domande alla bella Amazon, la più bella Amazon del galoppo italiano. E non me ne vogliono le altre Amazon. Virginia, ciao Virginia, grazie di tutto. Grazie, grazie a Davide Livermore. E... Grazie a voi, è stato molto bello. È bellissimo poter parlare di, di tante cose: di ippica e di cultura. È ipica, perché l'Ipica è arte, perché l'Ipica è cultura. Ed è cultura in una maniera talmente alta che dovremmo riscoprirlo tutti insieme, dovremmo raccontarlo come fate voi e vi fa onore. Grazie. Grazie. grazie Virginia, grazie a tutti voi. L'appuntamento è la settimana prossima. Arrivederci. Arrivederci.